Allora, Barbara, iniziamo subito con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'acquario nasceva un compositore e direttore d'orchestra del periodo romantico. Nel 1809 ad Amburgo nasceva lui, Felix Mendelssohn. Mendelssohn nacque da un'illustre famiglia di origine ebraica, figlia di un banchiere nonché nipote del filosofo illuminista Moses Mendelssohn e di Lea Salomon, nipote di un consigliere finanziario di Federico II. Nei primi anni di vita ricevette l'istruzione direttamente dai genitori, letteratura, belle arti e pianoforte dalla madre. Nel 1816, durante il soggiorno della famiglia a Parigi, proseguì Mendelssohn lo studio del pianoforte con Madame Marie, che era un'insegnante molto apprezzata da Beethoven, la quale predisse una brillante carriera per Mendelssohn. Continuò poi le lezioni di pianoforte con il rinomato Ludwig Berger, allievo di Muzio Clementi. Conobbe Goethe e il poeta manifestò grande ammirazione per il giovane, tanto da invitarlo a suonare per lui per alleviare la sua malinconia. Mendelssohn si esibì nel suo primo concerto all'età di 9 anni, quando prese parte ad un'esibizione da camera suonando in modo impeccabile. Si rivelò un compositore eccellente fin dalla più tenera età, pubblicando il suo primo lavoro all'età di 13 anni ed era un quartetto per archi. Durante la sua giovane età si concentrò sul lavoro nella propria casa grazie ad un'orchestra privata. A 15 anni scrive Sogno di una notte di mezz'estate e la celebre Marcia nuziale. Mendelssohn intraprese anche dei viaggi in Europa, incontrando i massimi esponenti della musica di quel periodo, come Gioachino Rossini e Luigi Cherubini. Mendelssohn ebbe il merito di riportare alla luce la musica di Johann Sebastian Bach, caduto in oblio in quel periodo, in particolare la Passione secondo Matteo, mai più interpretata dalla morte di Bach. Felix ebbe anche un ruolo determinante nella riscoperta dei lavori di Mozart, dal quale, congiuntamente a Bach, subì la maggiore influenza musicale. In Italia colse un grandissimo successo per i suoi concerti come pianista, organista e anche direttore d'orchestra nelle varie città come Venezia, Roma, Napoli, Milano, eccetera. E nel 1843 fondò il Conservatorio di Lipsia. Patì di cattiva salute negli ultimi anni di vita, con problemi che gli impedirono in gran parte di esibirsi come pianista. E come egli stesso dichiarò, soffrì di una grave forma di depressione a causa della morte della sorella Fanny il 14 maggio del 1847, alla quale dedicò il così chiamato Requiem per Fanny. Morì il 4 novembre del 1847 per una serie di infarti che lo portarono poi alla fine a un ictus.
Il suo grande amico Robert Schumann dedicò alla sua memoria il brano Remembrance dell'album Per la gioventù. Anche la sorella, i nonni e i genitori morirono per ictus, il che ha portato alla diagnosi di una possibile sindrome CADASIL. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande caro abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!